lavato anelli Anelli e profumi. Questo un mese fa in casa e tu l'hai incrociati. Sì, per le scale, ma non ci avevo neanche pensato. Anche questa ragazza che incontriamo per caso in un bar di Silea e sceglie di non mostrare il suo volto, racconta la disavventura con i ladri. Furto di anelli e profumi per qualche centinaia di euro e lo shock di aver anche incrociato quelle due nomadi senza pensare di esserne appena stata vittima. Siamo tutti preoccupati, ma questa è. Certo, io non abito al piano terra, però se abitassi al piano terra mi preoccuperei un po'. Un po' di più. Un po' sì. Abbastanza preoccupazioni, i clienti si lamentano anche, speriamo che il sindaco risolva qualcosa, vediamo. L'annuncio di Silvano Piazza ieri a Linea Diretta dell'intenzione di installare nuove telecamere per la videosorveglianza qui a Silea l'hanno già saputo. Secondo me ci dovrebbe essere più vigilanza la sera e poi delle pene veramente forti. Che la gente dica no, se vado mi stangano. Io la vedo così, perché qui ormai cani e porci fanno quello che vogliono. È una cosa vergognosa. Le sole telecamere non bastano, ci vuole qualcosa di più, ci dicono tutti. E il Carroccio starebbe pensando a un modo per coinvolgere i residenti e a partecipare a controlli di vicinato. Sono tutte persone che conosci e in più vanno dagli anziani, è una cosa che io assolutamente non concepisco. Se uno vuole rubare, ruba dove ce ne sono tanti e senza picchiare, senza che vadino in banca. Se uno è bravo deve andare in banca.